Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale, io sono Shani e oggi voglio fare una tipologia di video che non ho fatto fino adesso e che sono molto molto fiera di poter fare, perché questo significa che ho fatto qualcosa di concreto per evitare gli sprechi. Questo video non sarà l'unico di questa serie, ma sarà uno di tre video, perché ho deciso di parlare dei prodotti che non acquisto più, make up, prodotti che non acquisto più, skincare, e prodotti che non acquisto più per quanto riguarda i capelli. Ho trovato 10 prodotti per categoria che non acquisto più e sono molto molto contenta, perché questo significa che davvero sto facendo un buon lavoro. E quindi adesso eccoci qui seduti come degli amici e delle amiche, sono proprio seduta su una sedia, così sono proprio rilassata e posso parlare a ruota libera con voi. Allora, intanto prima cosa, fatemi sapere anche voi se non acquistate più questi prodotti, se invece li acquistate, se li utilizzate, se non li utilizzate. Magari, non lo so, lasciatemi un feedback su questi prodotti che vi menzionerò, perché è sempre molto interessante. Magari scopro delle potenzialità per dei prodotti che prima non mi venivano in mente. E quindi iniziamo, direi. Il primo prodotto che non acquisto più per quanto riguarda il make-up è il primer. Ho sempre avuto un problema con il primer, non lo so perché, ma ogni volta che utilizzo un primer mi dà dei problemi di brufolazzi enormi sulla pelle. Non so se è esclusiva mia, perché proprio la mia pelle rigetta questo prodotto, ma vi posso dire che proprio il primer è quel prodotto indemoniato che proprio non riesco proprio a portare. Ho trovato anche che sia inutile, perché comunque se utilizzi una buona crema come la crema che sto utilizzando di The Ordinary, sia quella idratante che quella all'acido azelaico, non si dovrebbero avere dei problemi di questo tipo, quindi non si dovrebbe avere nemmeno la necessità di acquistare un primer. E quindi perché devo comunque continuare ad acquistarlo se non mi serve? Quindi questo qui è il primo prodotto che ho eliminato. Secondo prodotto, il secondo prodotto che non acquisto più, che ancora, diciamo tra parentesi, ce l'ho qui con me perché appunto è impossibile da terminare, è il Fix and Spray. Il Fix and Spray è un altro prodotto secondo me inutilissimo. Perché? Per fissare il trucco secondo me non basta uno spray, ok? Che magari nebulizzato andrà a, diciamo, far amalgamare tutte le polveri, tutto quello che abbiamo messo sul viso. Però io personalmente per il mio tipo di trucco non ho mai avuto questa necessità di utilizzarlo in maniera così impellente. Lo utilizzo più che altro adesso per bagnare i pennelli, quando magari devo mettere qualche prodotto un po' più shimmer, anche se preferisco metterli comunque direttamente con le dita, i glitter, gli shimmer. E quindi diciamo che è totalmente inutile secondo me, almeno per l'uso che faccio io. E quindi ho deciso di non acquistarlo più. Terzo prodotto che ho deciso di non acquistare più, nel senso come la morte vada retro, basta, è l'eyeliner con il pennellino morbido. Sicuramente avete visto che esistono quegli eyeliner che si svitano e che hanno un pennellino morbidissimo, che secondo me non serve proprio a niente, perché intanto per fare una linea abbastanza dritta e retta secondo me abbiamo bisogno proprio di o un pennello che sia anche leggermente duro, oppure direttamente di un pennellino in feltro, di quelli che si utilizzano per fare gli eyeliner, quelli in penna. E quindi secondo me l'eyeliner con il pennellino morbido ha proprio zero senso, proprio zero secondo me. Non lo so, fatemi sapere se voi lo utilizzate, perché non lo so, cioè secondo me è proprio anche difficile utilizzarlo. Io mi ricordo che l'ho utilizzato per un po' di tempo, ma proprio zero, zero, zero. Ci vuole, a parte molta tecnica e anche molto tempo, quindi cosa che non abbiamo ultimamente. Io proprio quando voglio truccarmi
e mettere un filo di eyeliner, voglio una cosa che proprio sia facile e veloce da utilizzare. Quindi, niente, un'altra cosa che ho deciso di eliminare. Altra cosa che ho deciso di non acquistare più è la blender, la beauty blender, ovvero la sponge, la spugnetta per il trucco. Questo ve lo dico perché ho notato che con il pennello ho molta meno difficoltà ad applicare un fondo rispetto che con una spugnetta. Ci ho provato in passato, ci ho provato anche con altre tipologie di pennelli. Adesso, da quando ho trovato il pennello di Real Techniques, mi trovo molto molto bene con quello e non lo cambierei per nessun'altra cosa al mondo, anche perché penso che sia anche molto più igienico utilizzare un pennello che si può lavare ogni volta che si utilizza, piuttosto che una spugnetta che prende la sporcizia e la lascia dentro di sé. Ed è difficile lavarla, molto difficile lavarla. E vi posso dire che anche questa è una cosa di quelle che contribuisce ad avere molte più imperfezioni sulla pelle, perché se tenete tutto pulito e non lasciate che resti sporcizia sui vostri pennelli, sui vostri device, tutto quello che avete, sicuramente avrete una pelle un po' più pulita. Il quinto prodotto che ho deciso di non acquistare più per quanto riguarda il make-up è una palette viso preimpostata. Ho fatto lo sbaglio di acquistare fino all'anno scorso delle palette che fossero preimpostate, quindi con blush, con una terra e con un illuminante. Queste palette hanno il problema e il limite, secondo me, di non avere esattamente le colorazioni giuste all'interno. Mi spiego meglio. Io possibilmente sono sempre alla ricerca di una terra fredda, come quella che utilizzo per quella di Mulac, per intenderci, che si chiama Hypno. Poi ho bisogno anche di un blush che sia un po' più scuro del solito, che è quello che utilizzo per della Kiko. E poi l'illuminante per me deve essere presente, ma non troppo. E per adesso non ho mai più trovato una cosa del genere, che è una cosa un po' che mi lascia l'amaro in bocca, perché sinceramente preferirei comunque avere una palette dove metto tutto, cioè dove ho tutto per il viso, me lo porto in giro e finisce lì. Adesso sto pensando se magari acquistare una palette magnetica dove mettere questi prodotti tutti in fila e portarmeli in giro quando mi serve, perché secondo me è un po' la soluzione un po' più facile e veloce. Però non lo so, adesso vedremo. Comunque non acquisterò più delle palette preimpostate per il viso. Sesto prodotto che non acquisterò più è una categoria più che altro, sono i rossetti nude. I rossetti nude mi stanno proprio da cani. Cioè, diciamolo con scioltezza, proprio così. Ho notato che veramente i rossetti nude non mi stanno per niente, così come anche gli arancionini, tutti questi colorini così. Quindi ho lasciato perdere e mi sono dedicata ai berry, ai viola, a questi colori un po' più sul fucsia, sul rosso, questi colori un po' più scuri, un po' più presenti, perché ho proprio visto che mi stanno meglio. E sono molto contenta di questa cosa, perché così ho eliminato finalmente una categoria di rossetti che effettivamente non mi stava per niente bene, anche se devo dire che c'è un rossetto della MAC che si chiama Whirl, che mi sta bene perché forse è un po' più scurino rispetto agli altri e mi piace tantissimo, ma è l'unico. Settimo prodotto che non acquisterò più saranno, sempre questa è un'altra categoria, rossetti che ho chiamato Deserto del Sahara. Li ho chiamati proprio Deserto del Sahara perché sono quei rossetti che ti lasciano la pelle, diciamo le labbra, davvero secche, secche come il deserto del Sahara. Sono quei rossetti che sono long lasting, sono quei rossetti che non sono per niente confortevoli e ho deciso di lasciar perdere perché sono diventati dei rossetti che proprio non mi piacciono più, sono dei rossetti che non sono confortevoli da provare, da portare, e sinceramente
preferisco qualcosa di un po' più confortevole, come per esempio i rossetti di Mulac, che nonostante siano un po' più long lasting, ma sono sempre confortevoli, vellutati sulle labbra, non danno quella secchezza eccessiva. Secondo me sono perfetti. Non lo so, fatemi sapere voi se pensate che magari sono più validi quelli long lasting rispetto agli altri, perché io proprio questa sensazione non riesco proprio a concepirla più. Ottava categoria, diciamo, anche questa è una categoria, sono i prodotti ultra full coverage. Sono quei prodotti che danno un'altissima coprenza, ma che non mi soddisfano al 100%. Per esempio, vi ho già detto ultimamente che io ho il fondotinta di Wycon, che sarebbe il Coverboss Foundation, che è full coverage. Quella lì è l'unica eccezione perché, sinceramente, non mi piace avere quell'effetto mascherone sul viso. E nonostante comunque siano dei fondotinta che cercano di dare quella specie di pelle di porcellana che tutti desideriamo, ma poi l'effetto in effetti non è sempre quello e quindi si rischia di avere un effetto contrario. E ho detto di no a questi prodotti perché sono dei prodotti che proprio, non lo so, non mi ispirano più. Preferisco qualcosa di molto più leggero che mi faccia sentire a mio agio, che mi faccia stare bene con la mia pelle, anche con le imperfezioni e tutto quello che volete, però comunque un prodotto un po' più leggero, più elastico da portare sul viso. Non ho prodotto, categoria che non acquisto più di make-up, sono i prodotti adesso non cruelty free. Ultimamente si sta parlando molto di questo argomento ed è una cosa che ho deciso di abbracciare, perché secondo me testare i prodotti sugli animali è davvero una cosa abominevole ed è una cosa che non voglio supportare. Quindi penso che adesso, da ora in poi, non acquisterò più prodotti non cruelty free. Niente, questa qui è semplicemente la mia decisione. Ovviamente non butterò i prodotti che ho già acquistato perché sarebbe uno spreco enorme anche quello, però non voglio supportare ulteriormente delle aziende che magari si basano sui prodotti non cruelty free. E niente, questo ve lo volevo dire perché secondo me è importante. Decima tipologia di prodotti che non acquisterò più saranno i prodotti troppo costosi. Sì, i prodotti non troppo costosi. Troppo costosi. Sì, sono arrivata a questa conclusione dopo che ho acquistato la palette di Pat McGrath, l'ultima palette. Testandola e vedendo quello che effettivamente rappresenta questa palette, ho detto, ma ne vale davvero la pena spendere tutti questi soldi? Cioè, con quei soldi che ho speso per comprare quella palette potevo comprarne altre tre e diciamo che di Make Up Revolution ne potevo comprare almeno 9. Quindi ne vale davvero la pena? No, mi sono detta di no, quindi meglio spendere dei soldi su qualcosa di più concreto, qualcosa che mi serve veramente, piuttosto che spenderli su una sola palette. Ma questo in generale vale su tutto, come è stato per la palette, sarà per un profumo, sarà per qualsiasi altro prodotto di make-up, skincare, capelli, tutto quello che volete. Quindi ho deciso di mandare avanti questa mia decisione, appunto, di non acquistare più prodotti costosi perché secondo me è veramente, veramente uno spreco inutile, uno spreco inutile per me, anche per il mio portafogli. E quindi ragazze e ragazzi, per questo video era tutto, spero che vi sia piaciuto davvero perché secondo me possiamo prendere degli spunti, anche chiacchierare un po' nei commenti per vedere quello che non acquistate più voi, se magari condividete le mie impressioni, le mie idee o magari non siete d'accordo, non lo so, fatemi sapere. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. Ciao!